Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi volevo proporre appunto il video tutorial sul braccialetto che vi ho mostrato come creazione nel video precedente e lo andiamo a realizzare. Purtroppo il video lo farò con un altro tipo di filo, che è questo qui, che è un filo di cotone di Scozia, perché ho provato e riprovato migliaia di volte a fare il video con questo filato che ho scelto io, ma purtroppo essendo molto sbarluccicoso si vedono malissimo i passaggi che faccio all'uncinetto, e quindi sarebbe veramente improponibile poi rifarlo guardando il video, per cui ho purtroppo optato per un cotone diverso, un filato diverso, perché mi piacerebbe che voi riusciste a farlo. Per cui io nel video tutorial dimostrativo ve lo farò col filo, con questo filo qui di Scozia. Userò lo stesso colore di perline perché mi piace di più il contrasto e si vedono meglio i passaggi, però voi potete seguire il video tutorial utilizzando comunque il filato che ho utilizzato io. Bando alle ciance e andiamo a vedere i materiali che servono per fare il braccialetto. Il materiale che serve per la creazione è filo sorrento, uncinetto da 0,90 mm, 16 perline verdi da 6 mm, 48 perline bianche da 4 mm. Il numero delle perline si riferisce alla lunghezza del braccialetto, che io ho fatto di 18 cm compresa la chiusura. Ovviamente, ovvio che se volete fare un braccialetto un po' più lungo rispetto al mio, non c'è problema, dovete solo aumentare il numero delle perline verdi e delle perline bianche. Consiglio sempre di mettere comunque più perline di quelle che ci servono, proprio per evitare la brutta sorpresa di arrivare a quasi fine creazione e non avere più perline per poterle finire, anche perché io sconsiglio vivamente di inserire perline anche a creazione avviata, a parte che si fa una gran fatica, a volte non è proprio possibile, ti tocca disfare tutto il lavoro per poi aggiungere le perline mancanti. Quindi consiglio sempre di aggiungere più perline di quelle che ci possono servire, proprio per evitare di guastare il lavoro e rifarlo da capo. Andiamo avanti con i materiali. Ci servirà anche un bottone e la colla Azulit. Allora, innanzitutto volevo spiegarvi come vanno posizionate sul filo le perline. Io adesso non le inserirò tutte quelle che servono per fare il braccialetto, perché io ne farò un pezzo e poi vi farò vedere le chiusure eccetera. Vi voglio però far vedere come va iniziato e terminato l'inserimento delle perline, perché non è un inserimento a caso, perché come potete vedere sul braccialetto ogni perlina verde ha in corrispondenza dall'altra parte il trio di perline bianche, e questo motivo può essere ottenuto andando a inserire le perline in una certa maniera sul filo. Quindi iniziamo, aggiungiamo subito una perlina verde e 6 perline bianche. Dopo le 6 perline bianche andiamo a inserire sul filo 2 perle verdi, e così a oltranza finché non ne finiamo. Quindi dopo le 2 perle verdi ne andiamo a montare sul filo altre 6 bianche, altre 2 perle verdi, 6 perle bianche,
due perle verdi, altre 6 perle bianche. Io mi fermerò qui, ma voi montatele tutte, mi raccomando, eh? Tutte quelle che servono. Intanto io monto le 6 perle bianche. Quando avete finito tutte le perline, voi dovreste aver terminato il filo. Quando avete montato tutti i filo, cioè tutte le perle sul filo, voi dovreste terminare con una perla verde. Ok? Adesso io uso un uncinetto un po' più grande, ma per lavorare il filo sorrento, vi dico già, per fare il braccialetto, ovviamente ho utilizzato uno 0,90 mm. Mentre purtroppo adesso io mi devo un attimino adeguare al filo che ho, in più sto utilizzando un 1,25 mm perché vi voglio far vedere bene i passaggi. Innanzitutto da dove iniziamo? Iniziamo dalla parte della chiusura. Allora, io farò una chiusura grande per il mio tipo di bottone. Ovvio che se non avete questo tipo di bottone, ma ne volete utilizzare un altro, quello è irrilevante, nel senso che potete usare tutte le chiusure che volete. Io ho utilizzato questo tipo di bottone e quindi ho costruito l'asola in base al diametro del mio bottone. Quindi anche voi andrete a creare l'asola in base al bottone che poi volete inserire. Quindi io lascio sempre un margine di filo per iniziare, faccio un anello magico e io inizierei subito. Io per il tipo di bottone che ho faccio 13 catenelle. Voi fatene esattamente quelle che servono per il diametro del vostro bottone. Allora, adesso quando avete finito di fare le catenelle, chiudiamo il tuttacerchio andando ad eseguire una maglia bassissima sull'ultima catenella, cioè in realtà la catenella iniziale del nostro lavoro, in questo modo qui. Poi andremo praticamente a creare l'asola andando ad eseguire tante maglie basse, in modo da rivestire il nostro cerchio e renderlo più corposo in modo che con l'usura non si rovini il filo e non si rompa immediatamente. Quindi andiamo a eseguire tante maglie basse. Continuiamo così finché non arriviamo alla fine, che abbiamo praticamente rivestito tutto il cerchio. Poi vi faccio vedere come lo chiudiamo. Arrivati a fine del giro, dopo che l'ho praticamente rivestito tutto, andiamo a fare una maglia bassissima sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto in questa maniera qui. A questo punto facciamo 3 catenelle e questo deve essere uguale per tutto perché sarà l'inizio del nostro braccialetto. Quindi 3 catenelle. Andiamo a eseguire una maglia bassa sulla seconda catenella, cioè nella catenella del mezzo. Cercate di lavorare col filo poco tirato, quindi col filo morbido. Andiamo a fare una seconda maglia bassa sull'ultima catenella, cioè la catenella iniziale. E vi dovreste trovare questo tipo di lavoro. Adesso io vi avvicino un po' di più la telecamera in modo da vedere bene veramente tutti i passaggi. Ok, adesso giriamo il lavoro.
in questo modo qui. Non andiamo a forare la prima maglia bassa, ma andiamo a forare la seconda maglia bassa in questa maniera qui. Andiamo a eseguire un'altra maglia bassa. Ci troviamo, come vedete, questa anella qui esterna. Dobbiamo pungerla con la col nostro uncinetto. I primi passaggi saranno un po' complicati, poi man mano che il lavoro cresce diventerà sempre più semplice, ma i primi passaggi sono sempre un po' complicati. Arrivata a questo punto, io faccio questa azione qui, mi vado a prendere la perlina, me la avvicino al mio lavoro e a questo punto vado a chiudere il tutto con una maglia bassissima. Ok, giro il lavoro, vado a pungere sempre la seconda maglia bassa in questa maniera qui. Aspettate che, ok, in questa maniera qui prendo il filo, lo porto fuori e faccio una maglia bassa qui. Poi qui le cose cambiano? No, perché vedete abbiamo comunque, in realtà cambiano qui, perché qui avete due anelle, come vedete, no? Non preoccupatevi, forate sempre la prima che vi trovate, in questa maniera qui. Portate fuori il filo e a questo punto andremo a prendere tre perline bianche, perché sono quelle dopo la perlina verde. E praticamente le andiamo poi a chiudere nella nostra lavorazione con una maglia bassissima. Allora, vi dico una cosa, la grandezza delle perline potete cambiarla, nel senso io ho usato una perlina da 6 e le perline bianche sono da 4 mm, però se uno vuole usare perline più piccole o perline più grandi è indifferente. Che cosa vi cambia? Vi cambia che, adesso ve lo faccio vedere bene nel braccialetto, come vedete le perline sono state appaiate in modo che si veda la lavorazione in primis e che le perline siano tutte distese quando andiamo ovviamente a indossare il braccialetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi tra l'inserimento delle perline successive dobbiamo andare a creare un po' di spazio, perché altrimenti verrebbe un malloppone e basta, non starebbero distese perché non hanno lo spazio. Adesso giriamo il lavoro, vi faccio vedere nelle lavorazioni successive noi non andremo a inserire nessuna perlina perché dobbiamo creare lo spazio necessario per andare a inserire le altre perline. Allora, a questo punto io vado a forare di nuovo la mia maglia bassa e creo un'altra maglia bassa. Ripeto, cercate di stare morbide col filo perché altrimenti diventa veramente difficoltosa la lavorazione. A questo punto non vado in questo momento a prendere nessuna anella esterna, ma entro all'interno dell'asola che tiene la mia perla e qui faccio una maglia bassa in questa maniera qui. Giro il lavoro e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Foro la seconda maglia bassa in questa maniera qui e faccio una maglia bassa. Anche qui non vado a prendere l'anella esterna, ma vado direttamente come primo giro dopo l'inserimento della perlina nell'asola che ho creato per fermare le perline e faccio una maglia bassa. Giro di nuovo il lavoro e rifaccio la stessa cosa, la stessa lavorazione, ma in maniera diversa questo passaggio. Vado a forare la maglia bassa, ne creo un'altra.
A questo punto, dato che la perla comunque è molto lontano, come vedete dalla nostra lavorazione, allora qui io andrò ad utilizzare il mio anello esterno. E ovviamente ho preso il primo. Qui faremo una maglia bassa. Giro il lavoro e rifaccio la stessa cosa. Pungo la maglia bassa, faccio un'altra maglia bassa e vado a forare l'anella esterna per creare un'altra maglia bassa. A questo punto rigiro il lavoro e, come potete vedere, con delle lavorazioni diciamo senza l'inserimento di perline, abbiamo creato uno spazio che adesso ci servirà per inserire le altre perline, in modo da mantenerle tutte in piano, sullo stesso piano, in modo che non si accavallino ma che si vedano bene, come vi faccio vedere in questo braccialetto. Come potete vedere, quando uno lo indossa, le perle rimangono piatte, si vedono tutte, non si accavallano l'una all'altra, proprio perché durante la lavorazione ho lasciato spazio sufficiente a inserirle. Ovvio che se utilizzate delle perline più piccoline, ovvio che lo spazio sarà minore. Bisognerà provare a vedere quante lavorazioni, diciamo a secco, quindi senza perline, dovrete fare per lasciare lo spazio necessario. Noi intanto continuiamo. Allora, a questo punto abbiamo lasciato lo spazio necessario, andiamo a pungere la maglia bassa e ne creiamo un'altra. Andiamo a pungere la nostra anella esterna qui, in questo modo. Portiamo sull'uncinetto praticamente due asoline, andiamo a prendere tre perle bianche, le adattiamo vicino alla lavorazione e andiamo a chiudere il tutto con una maglia bassa. E come potete vedere, io ho lasciato uno spazio sufficiente in modo che le perline praticamente stiano tutte belle distese le une vicino alle altre. Altra cosa vi volevo dire, allora noi abbiamo montato in una certa maniera le perline, quindi è veramente difficile sbagliarsi, perché vicino a ogni perla verde ci dovrà essere sempre il trio di perle bianche. Vicino al trio di perle bianche ci dovrà essere sempre una perla verde, quindi non vi potete sbagliare, anche perché se anche abbandonate in questo momento l'uncinetto, no? E lo riprendete domani, per esempio, perché magari uno può essere anche stanco, voi siete qui, ricordatevi che quando girate il lavoro, qua ci sarà sempre e ci dovrà sempre andare una perla verde. Andiamo avanti che così vediamo. Allora, andiamo a pungere la nostra maglia bassa e ne facciamo quindi un'altra. Andiamo a pungere la prima anella esterna. Scusate, ma in questo modo qui andiamo a prendere il filo, lo portiamo fuori. A questo punto andiamo a prendere la perla successiva, che come potete vedere è una perla verde, e la andiamo a inserire nella nostra lavorazione. A questo punto dobbiamo eseguire gli stessi passaggi di prima, perché comunque prima di inserire le altre perle dovremmo creare dello spazio. Spazio necessario ovviamente per inserire le altre perline. A questo punto facciamo
una maglia bassa. Andiamo a prendere, a entrare dentro l'asola delle nostre perline, a fare un'altra maglia bassa. Giriamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Entriamo, creiamo una maglia bassa. Entriamo dentro all'asola della perlina e facciamo un'altra maglia bassa. Giriamo il lavoro. Andiamo a fare una maglia bassa. A questo punto qui, siccome la lavorazione delle perline è più lontana dal nostro lavoro, è ovvio che a questo punto andremo a utilizzare le nostre anelle esterne per fare il nostro lavoro. Quindi facciamo anche qui una maglia bassa, giriamo il lavoro e rifacciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Maglia bassa, andiamo a prendere l'anella esterna e facciamo una maglia bassa. A questo punto, come potete vedere, abbiamo creato lo spazio necessario per andare a inserire la perla successiva. Quindi andiamo a fare una maglia bassa, prendiamo l'anella esterna, la prima, prendiamo il filo, lo portiamo fuori. A questo punto siamo pronti per inserire l'altra anella, che come potete vedere è un'anella verde, ok? Ed è perfetta perché sia da una parte che dall'altra si alterneranno perle verdi con perle bianche. Adesso la andiamo a fermare nella nostra lavorazione, come abbiamo visto prima, con una maglia bassissima, ok? A questo punto giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare una maglia bassa, prendiamo l'anella, ci creiamo due asoline sull'uncinetto in questa maniera, andiamo a prendere, come potete vedere, le altre perline che sono appunto bianche. E come potete vedere anche da questa parte, scusatemi, andremo ad alternare perla bianca con perla verde, con perla bianca con perla verde, eccetera eccetera. Chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Come potete vedere, il braccialetto si sta formando. La procedura è comunque sempre così, finché ovviamente non finite di posizionare tutte le perline. Per chiuderla io adesso faccio la chiusura qui, giro il lavoro perché da questa parte comunque, come potete vedere, l'ho finito, giro il lavoro, faccio una maglia bassa, vado a fare una maglia bassa prendendo l'asola della perlina come prima, ok? A questo punto posso fare un altro passaggio che mi faccio una maglia bassa, così sono in centro, come potete vedere, nella lavorazione del bracciale, per rendere un po' più grosso il filo, perché il filo sorrento è veramente molto sottile e io ho irrobustito il filo di sorrento per metterci il bottone, creando praticamente un filo di catenelle. Ok, poi adesso prendiamo il nostro bottoncino, che io purtroppo non me l'ero preparato prima, ma adesso lo prendo subito.
Ne prendo una a caso, non ci sto molto a badare il colore, ovviamente, ne ho preso veramente una a caso. Qui taglio il filo, ne lascio un po', taglio il filo della creazione, della lavorazione, e dopo aver fatto un bel filino di catenelle, chiudo la lavorazione in questa maniera qui. Poi devo passare il filo attraverso i buchetti del mio bottone. Orca, ho preso un bottone fallato, cioè un buco aperto e l'altro non c'è il buco. Aspetta che ne prendo un altro che non me ne ero accorta. Può succedere. Eccoci qua, ne ho preso uno proprio a caso. Allora facciamo passare il filo dentro al buchetto. Tric, tric. È bellina anche, mettiamola per bene in modo che si veda la catenella. Poi lo passiamo nell'altro buco. Eccoci qua. E poi io creo un nodino alla base del mio alla base, scusate, non si vede, alla base del mio lo faccio aderire bene al lavoro in questa maniera qui, e poi vado a fare un nodo. Mi aiuto per farlo con l'uncinetto. Ok, faccio proprio un nodo. È brutto, ma è la miglior cosa. A questo punto qui, come potete vedere, devo andare a fermare il filo, ok? Nella lavorazione. Quindi, dato che lo posso fermare nelle maglie basse, perché non farmi aiutare dall'uncinetto? Creo una bella asola e ci inserisco per ben 2 volte il filo in modo da creare un nodino. Poi piano piano io lo farei anche una seconda volta questo passaggio in modo da esserne sicuri. E poi taglio il mio filo. Non è finita qui. Io di solito tendo a, per essere sicura che i nodi non si sciolgano, vado a metterci una goccina di Azulit. Così sono sicura che la chiusura tenga. E questo poi sarà, adesso ovvio, questo è un pezzettino del braccialetto. Ma questo sarà il braccialetto, cioè in realtà questo sarà il braccialetto che vi allontana un po' la telecamera, così riusciamo ad avere una panoramica un po' più ingrandita, cioè in realtà un po' più da lontano, almeno per vedere tutto il braccialetto. E questo è il braccialetto. Il materiale che vi ho elencato serve per fare un braccialetto lungo all'incirca 18 cm. Ovvio che se lo volete fare più lungo vi toccherà aggiungere delle altre perline. La cosa che consiglio sempre è di aggiungere più perline di quelle che vi servono, perché durante la lavorazione non si sa mai che cosa ci può venire in mente di fare. E quindi non si possono inserire perline dopo la lavorazione. E quindi bisogna inserirle tutte prima e poi iniziare a lavorare il braccialetto nella maniera che vi ho fatto vedere. Io con questo video tutorial vi saluto e spero di ritrovarvi la prossima volta sul mio canale. Ciao a tutti!